Ciao ragazzi, allora, Tavagnacco Juventus 1 a 2. Faccio due analisi ben distinte della partita. Tanto come sempre saluto gli amici di JWS, Juventus Women Supporter, e partiamo con l'analisi. Posso dire, intanto faccio i complimenti al Tavagnacco che ha fatto una grande partita. E probabilmente meritava anche il pareggio alla fine nel complesso. La Juve è stata probabilmente la peggiore Juve tecnicamente della stagione. Passaggi sbagliati, poca attenzione, difensivamente vulnerabile. Ogni volta che il Tavagnacco attaccava, dava la sensazione di poter provare a mettere in difficoltà la Juve. Quest'anno la Juve l'ho vista raramente così in difficoltà. Anzi, posso dire tranquillamente che io non ho mai visto la Juve in difficoltà come oggi col Tavagnacco. L'avevo vista partire male col Pink Bari, ma col Pink Bari, insomma, lì era una partita che la Juve ha preso troppo sotto gamba. Una volta preso il gol, si è svegliata e ha portato a casa il risultato. Oggi non è stato solo quello, oggi proprio il Tavagnacco ha corso il triplo, lottando su ogni pallone, mettendo obiettivamente in seria difficoltà la Juventus, che però è riuscita a reagire da grande squadra, a trovare un gran gol del secondo tempo, perché il gol del pareggio è stato un grandissimo gol. Intanto il gol del Tavagnacco nasce da un calcio d'angolo, soprattutto su un errore in comparticipazione Gama Giuliani, che può capitare a tutte, anche alle migliori. Il gol della Juventus del pareggio è nato da un'azione dove ho contato 6 passaggi nell'area di rigore in 5 tocchi praticamente, più il tiro. È stata una grandissima rete che ha un po' spento forse le energie iniziali del Tavagnacco, che si è buttato completamente indietro. E la Juve ha trovato il 2-1 con un'azione di contropiede e poi nel finale il Tavagnacco a porta vuota ha colpito un palo a Giuliani battuto e onestamente lì, insomma, un piccolo colpo l'ho preso. E quindi partita brutta della Juve, bisogna dire la verità, la peggiore Juve dell'anno, che per carità capitano a tutte queste partite, ma 3 punti di una pesantezza enorme, perché questi sono punti che ti possono pesare tantissimo a fine campionato. Non è quando vinci 6-0, magari come la scorsa partita, che sono bei risultati e fanno bene i tifosi, fanno bene da vedere, però alla fine ti portano sempre 3 punti. Questi sono 3 punti, ma pesano molto di più. Con tra l'altro la vittoria del Brescia in contemporanea, ti mantieni a 3 punti sopra il Brescia con uno scontro diretto. Onestamente, che hai vinto 4-0, e sarà difficile che il Brescia venga di nuovo a vincere 5-0. Quindi, sicuramente posizione di classifica alquanto buona, considerando che la Juve ha vinto tutte le partite del girone d'andata, e anche questa è una cosa positiva. Nota positiva, possiamo dirla, è anche lo stadio che alla fine conta quasi 10.000 persone e quindi sicuramente è stato molto bello come effetto sapere che tanta gente è andata a vedere il calcio femminile. Questa è la mia prima analisi. La seconda, e qui sarò abbastanza breve, è che nonostante sia stata la più brutta Juve della stagione, è stata la vittoria che mi ha fatto godere di più da quando esiste la Juventus Women. E ho goduto ragazzi, godo, sto godendo, ma non è tanto perché hai vinto, perché comunque già vincere una partita così ti dà quel senso di, ma per quello che il clima che si è creato davanti a questa partita. Ora io dico, il Tavagnacco segna un gol da calcio d'angolo su calcio d'angolo che non c'è. La Juve trova il 2-1 con un fallo che secondo me non c'è, ma comunque l'arbitro non lo dà a centrocampo. Le giocatrici del Tavagnacco sbagliano in maniera, diciamolo, un po' da polle, si bloccano, si fermano e la Juve in contropiede veloce trova il 2-1. Per carità, polemiche, a un certo punto mi sembrava di essere tornato ai tempi di Giuliano Ronaldo, cioè con le telecronisti che ne andate di tutti i colori, perché io ho seguito la partita via streaming e devo fare i complimenti proprio ai telecronisti per la loro imparzialità. È bello vedere, sentire dei telecronisti imparziali così, addirittura dicendo che gli insulti sono leciti all'arbitro, sono leciti. Vabbè, allora se vogliamo metterla così, cioè ripeto, a me non mi è sembrata una brutta prestazione dell'arbitro, qualche sbavatura l'ha fatta, ma credo alla fine che se devo vedere gli episodi, quelli che decidono il risultato, alla fine il gol della Juve, se andiamo a far vedere a qualche altro arbitro, lo dà regolare. Casomai, andando a vedere sempre gli episodi, quelli clamorosi, magari non ti dà il gol del Tavagnacco, in quanto il calcio d'angolo era rimessa dal fondo. Detto questo, sto godendo la Juve prima, la Juve ha fatto 11 su 11, ha finito il girone d'andata vincendole tutte, e
che devo dire ancora? Vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. E fino alla fine, forza Juventus! Ciao!